la legge sul biotestamento biologico, una legge importante, determinante, in cui adesso, per così dire, le scelte sul mantenere in vita una persona oppure no, richiederanno sulle scelte che riguardano la persona, appunto, che soffre e quindi il diretto interessato. Da quello che si legge su internet, questo sarebbe, per così dire, ciò che cambia a livello pratico. In una legge che continua ancora oggi a dividere sia chi fa parte del mondo scientifico sia chi fa parte del mondo religioso su cosa è più facile e più importante da fare. Sono tante le proposte, sono tanti i giudizi, sono tante le opinioni che vengono diffuse su internet, ma intanto adesso si cercherà di fare più chiarezza in merito. I cattolici, o meglio, alcuni cattolici avrebbero però detto morte per fame e sete, insomma, il mondo del cattolicesimo non ci sarebbe a questa legge sul biotestamento biologico. Questo sarebbe quanto. Un video molto breve per un argomento che di fatto è complicato da affrontare, che per così dire deve essere visto a 360 gradi, ma io per ovvie ragioni di tempo non posso soffermarmi qui tanto perché purtroppo vado un po' di fretta. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi, commentate, un cordiale saluto da parte mia.